signor Ligio, lei ha reso in istruttoria davanti al procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, allora mi pare, di Carlo Bellindia, nonché davanti al giudice istruttore che poi ha confermato quella dichiarazione, un interrogatorio che praticamente poi ha ribadito anche in fase dibattimentale. Lei conferma queste dichiarazioni sue? Sì. Confermo tutte le dichiarazioni che ho reso, sia in fase istruttoria. Davanti al procuratore della Repubblica, al giudice istruttore. Che in dibattimento. Prima di vedere se ci sono delle domande da fare, lei ha qualcosa da aggiungere a questo? Comunque niente, signor Presidente. Semplicemente che conosco il signor Buscetta, mentre lui in questo processo dice di non conoscerlo. A me non interessa le cose degli altri, non mi interessa niente. Mi interessa semplicemente che lui ammettesse, così, con semplicità, come io sto dicendo a lei, di conoscere. Io non ho molte cose da aggiungere a quanto ho già detto. Sì, ma si sente. Io conosco Buscetta Tommaso. E vorrei che anche lui semplicemente ammettesse di conoscermi. Senta, e dato questa sua dichiarazione, me ne tira una. Come l'ha conosciuta e quando? Ma io ho conosciuto lui non me, fin dall'anno 52-53. Dunque, io ho conosciuto Buscetta. Ma lui a me non mi conosceva in quel periodo. Sì, nell'anno 52-53. L'ho rivisto nel 56-57. E l'ho rivisto nel 56. L'ho rivisto ancora nel 60-61-62. L'ho rivista ancora nel 60-61. E basta così, perché l'ho rivisto ancora, ma non mi interessa. Sì. Questi sono il periodo che io gradirei. Sì. Che lui. D'accordo, voglio dire questo. Allora, a quell'epoca lui non conosceva lei. Fino al 56. Sei, lui non mi aveva visto, io avevo visto lui, ma lui a me no. Sì, fino al 1956 lui per la verità non mi aveva mai visto. Cioè non era stata occasione di essere assieme a sorbire un caffè, perché per le conoscenze si riferiscono semplicemente a questo, di essersi trovato, esserci trovato nella stessa casa, assorbire un caffè, mentre lui accompagnava, veniva a prelevare, accompagnava la persona che a me mi ospitava. Io queste cose non le ho dette prima di tutto perché non sapevo. E quando è stato? Nel 56 questo, vero? Sì, nel 56. Siccome io ero latitante e non volevo nuocere alle persone che... E allora non ho detto mai queste cose, ma siccome ora la persona è morta, e quindi non posso più sacarci nessun danno. Dato che è morta, può dirmi di che si tratta? Sì, il dottor Cicchedeta, quello che lui chiama il dottor Greco, che poi chiamavano Saschedeto, chi Saschedeto e chi Cicchedeto, era in casa del dottor Greco. Quindi più di una volta lui
non so, non dico che ci faceva, però non, il grado di amicizia non lo so. So che ogni tanto veniva a prelevarlo a casa con un Opel e se lo portava via dove dovevano andare, io non lo so. Ecco, semplicemente lo fece entrare più volte e quindi mi vidi in casa di questo signore sorbendo il caffè in compagnia. Quindi, dunque, perché nel dire, 1900, non mi conosci? Nel 1956 il Buscetta mi conobbe perché, essendo io latitante all'epoca, ma lui non sapeva la figura, mi conosceva, e dovevo precisare. Sì. Ma siccome lui disse, ha parlato lui qui, che Totò Cecchetella ci diceva cose mie, e allora dico, e allora per me, se tu dici che ti diceva cose mie, vuol dire che ti diceva anche chi ero io. Sì, va bene, adesso vediamo. Dunque, mi lascia scrivere. Dunque, ha scritto? Ero ospitato da un certo Totò Cecchetella, Totò greco, detto Cecchetella o Saschetella, che c'è chi lo chiama in una maniera e c'è chi lo chiama in un'altra, denominato Cecchetella o Saschetella. Questo si è ripetuto più volte. Sì, aspetti, mi fa scrivere per cortesia, sì, quello, sì, sì. Per evitare che qualcosa poi mi sfugga. Dunque, e lui, il Buscetta, veniva, anzi è venuto spesso in quella casa perché era amico. Non so se amico, lo veniva a prelevare in macchina. Perlomeno conosceva il greco e lo veniva a prelevare a casa. A prelevare a come? Questo era quello che io lo vedevo. Sì. Per portarlo non so dove. In quella occasione egli mi ha visto parecchie volte. Punto. Siccome il Buscetta in aula è venuto a dire che il Cicchetetto gli ha detto cose che mi riguardavano, è chiaro che avrà anche saputo chi ero io. E lei dice che questo fatto si è verificato diverse volte. Diverse volte in quel periodo, ma diverse volte ancora dopo, negli anni 60-61, mi incontrò più volte nella tenuta Costa, condotta dallo stesso Cecchetella, a festeggiare all'aria aperta carciofi arrostite, pesce fatte sul fuoco, così. Lui, accompagnandoci, è venuto lì e ci trovò a me con un cugino di sto Cecchetella, Nicola Greco, io faccio il nome, sì, no, sì. Niente di. E lo stesso Cecchetella. E abbiamo mangiato questi pesci, carciofi arrostiti all'aria aperta. Quindi non vedo il perché. Poi dice non mi conosce. Queste circostanze si sono ripetute. E lui aveva un Opel
vertebre, è come quasi questa stanza, il colorito di questo bunker, vertebre serio, una bella macchina. Sì. Non so se era suo o se era di qualche suo familiare, ma questa era la macchina che sì, negli anni 60-62 lui guidava. Dunque, questi episodi si sono ripetuti negli anni 60-62. Allorché il Buscetta venne in una tenuta di Nicola Greco, condotta, la tenuta era di Tagliavia. Sì, in una tenuta condotta da Nicola Greco. Totò Cicchetelli e Totò Greco, che erano soci in quella tenuta. La conducevano tutte e due, Nicola Greco e da Totò Cicchitetta. E mangiammo carciofi arrostiti e pesce cotto. Ricordo che egli è venuto con una Opel verde pisello. Ma non so se tale auto fosse sua. O perlomeno intestata a lui, perché potesse l'aveva intestata a qualche altro. Sì, o se fosse intestata a lui. Un'altra occasione ancora si è ripetuta, sempre in quel periodo dal 60 al 63, sempre ne costa, però questa volta non nella parte sinistra venendo da Palermo, ma alla parte destra, dove c'è il pozzo dell'acqua, che c'era la macchina rotta, e Nicola, che era quello addetto sempre a sta macchina, c'erano operai che stavano scavando per approfondire il pozzo, perché l'acqua non pescava più, essendo una stagione di siccità. E il Buscetta è venuto con lo stesso Cicchitena lì a trovarci, perché io ero più spesso assieme a Nicola Greco che assieme a Cicchitena. Altra occasione si è verificata successivamente nello stesso fondo, ma dalla parte opposta a quella di prima, e il Buscetta viene con il Cicchitetto. Ricordo che in quest'ultima occasione vi erano degli operai che stavano lavorando per dare più profondità a un pozzo. Senta una cosa, è una domanda che io le devo fare. Buscetta, come lei sa, parla di una commissione, di cose della quale faceva parte lei. Volevo chiederle questo, poi lei risponde come ritiene più opportuno. Buscetta ha fatto parte di questa commissione, anche se... Ma prima di tutto ha messo in un concesso che la commissione ci fosse stata e che io ne facesse parte, per poter rispondere se Buscetta ne faceva parte. Io escludo in maniera categorica la mia partecipazione. Poi se Buscetta ne faceva parte o non ne faceva parte, questo lo può dire lui. Io di me posso rispondere, non di Buscetta. Domanda risponde.
dice: io posso affermare che non ho mai fatto parte di alcuna commissione. Non sono in grado di conoscere o di sapere se ne abbia fatto parte Buscetta, ammesso che la stessa sia veramente esistita. Pubblico ministero, domande lei da fare all'imputato? Avete domande, parte civile, difensore dell'imputato? Va bene. E allora, ancora io, se permette, pregherei la sua eccellenza di chiedere al signor Buscetta se si sia confuso tra l'aver letto queste notizie che poi lui si riferisce ad averci raccontate e in quale occasione, se ce l'hanno raccontate, perché ce l'hanno raccontate, quale motivo, perché io ho l'impressione che lui abbia confuso di averle lette con averle avute riferite. Va bene, ora poi interroghiamo lui e lei potrà intervenire a fare delle domande poi eventualmente, quindi anche questo glielo chiederemo, perché i suoi avvocati faranno. Grazie. Si può accomodare. Testa Buscetta. Lei è Tommaso Buscetta, vero? Sì. Viene introdotto Tommaso Buscetta. Senta, ai fini della regolarità formale delle cose, siccome in ipotesi potrebbe sorgere un reato concorrente, evento connesso a suo carico, io le nomino un difensore di ufficio, va bene? O un difensore, se ce l'ha lei, un difensore. Ce l'ha? Io credo di averlo. Ce l'ha lei. Allora l'avvocato? Armando Costa, a disposizione della Corte. Armando Costa. Tu, e allora? Costa. Sì, è presente? L'avvocato Armando Costa, difensore di fiducia. Al Buscetta viene fatto presente che la presenza del suo difensore è necessaria potendo dal suo interrogatorio sorgere ipotesi di un reato connesso a suo carico. Bene. Dunque, lei ha reso delle dichiarazioni in sede istruttoria. Sì. Io parlo per l'omicidio Terranova. Per il resto non riguarda me, riguarda la Corte che l'ha già interrogato o che vorrà ancora interrogare. Io parlo semplicemente per l'omicidio del giudice Terranova, quindi volevo dire questo, avvertivo il teste che il suo discorso deve essere limitato all'ipotesi che forma oggetto
del giudizio della Corte nostra di Reggio Calabria, cioè l'omicidio del dottor Cesare Terranova. Va bene, perché per il resto, e del maresciallo Mancuso ovviamente, perché per il resto è compito della Corte di Assise di Palermo, che ha già interrogato l'imputato o che dovrà ancora interrogarlo se ne sentirà la necessità. Lei in proposito ha reso delle dichiarazioni in sede istruttoria, sì. Va bene, le conferma? Sì. Ecco, perché lei, se non mi sbaglio, se ricordo bene la memoria, non mi ricordo, diceva che aveva saputo della responsabilità di Luciano Ligi, aveva saputo della responsabilità di Luciano Ligio da Salvatore Inserillo. Da Salvatore Inserillo. Dunque, io ho saputo Salvatore Inserillo le disse come esecutore materiale oppure come mandante? Esecutore materiale non è possibile. Va bene. Era in carcere. Era in carcere. Va bene. No, vogliamo sapere quello che mi ha detto Inserillo, insomma, non è. Dunque, Salvatore Inserillo mi disse che il Ligio, che all'epoca era in carcere, era il mandante dell'omicidio del dottor Terranova. E voglio fare una precisazione ora, perché poco fa ho interrogato l'imputato, il quale mi disse che lei conosce Ligio, lei, se non mi sbaglio, almeno mi sto, lei lo conosce? Lui ha detto questo? Sì. No, aspetti che io poi le rivelo come si chiama, le circostanze che lui ha nominato, certo non lo posso sapere io perché non c'ero, per la verità. Voglio dirvi questo, lei ancora insiste nel dire che non conosce Ligio, che non conosceva Ligio? Io faccio una premessa, sì, e poi rispondo alla sua domanda. Sì. Per me è un giorno di felicità oggi, perché finalmente Luciano Ligio ammette qualche cosa davanti a un presidente. Io non ricordo di conoscere Luciano Ligio. Dunque, io non ricordo di conoscere Luciano Ligio personalmente, è chiaro. E tra parentesi testuale, per me è un giorno di felicità perché finalmente Luciano Ligio, come la signoria vostra mi dice, ammette qualche cosa davanti a una corte. Scritto? Dunque, lui ha detto questo, che fino al 52 lui conosceva lei, cioè Ligio conosceva Buscetta, ecco, faccio il nome per evitare confusione, ma Buscetta non conosceva Ligio. Nel 56 Buscetta conobbe Ligio in casa di Totò Greco, detto Uscicteddu, Cicteddu, dove lui era ricoverato perché latitante, e lei è andato diverse volte a prelevare a casa per portarlo non si sa dove questo Cicteddu, va bene, e questi sono i primi episodi. È andato diverse volte, poi successivamente nel 60-62 lei andò in un fondo Costa, mi pare, se non mi sbaglio, tenuto da Nicola Greco, e lì mangiò anche insieme al Ligio del pesce arrosto e dei carciofi arrosto. Va bene?
Successivamente ancora, in altra parte di questo stesso fondo, lei andò insieme a Cicchetteddu questa volta, perché una volta venne insieme con un parente di Cicchetteddu, la prima volta, insieme a Cicchetteddu, mentre stavano lavorando a fare, insomma, a scavare un po', a fare più profondità a un pozzo, e c'era pure lui. Dice che lei all'epoca aveva un Opel verde Pisella, la quale opera nel Pisella, lui non sa se fosse intestato o di proprietà di Buscetta, ma insomma queste sono quello che lui stamattina ha dichiarato in pubblica udienza qua stamattina. Lei cosa mi risponde su questo? È notorio, perché ho già dichiarato che io ho una grande amicizia con questo Salvatore Greco. Salvatore Greco, Cicchetteddu. L'ho dichiarato anche in questo pretorio, sì, giorni fa. È vero che mi recavo molte volte, spessissime volte, a casa di Salvatore Greco, non nego la circostanza. Può darsi che abbia visto a Luciano Leggio nelle circostanze, ma per me era uno qualsiasi. Un illustre sconosciuto. Almeno che lui non ammette che ci siano state delle circostanze precise che lui mi sia stato introdotto come uomo d'onore. E allora devo un'altra volta tornare nei pensieri e vedere se ciò è successo. Dunque. Ed è per questo che lei ha detto, quando è stato interrogato dal giudice istruttore di Palermo, Non ricordo. Anche per questa ragione. Io non ricordo se lo conosco. Cioè, non l'ha escluso. Erano tante le persone che frequentavano Salvatore Greco. Centinaia. Senta, signor Buscetta. Lei non l'ha escluso dicendo in questo modo. Non ha inteso escludere che avrebbe potuto. Che è possibile che l'abbia potuto conoscere là. È molto possibile. Se lui dice di essere stato in quel posto, ma credo che doveva stare come latitante. Scusi. È possibile che l'abbia conosciuto. Beh, fammi scrivere qua. Non c'è l'impianto di registrazione. Tutti sanno che io ero molto amico di Totò e di Salvatore Greco. E andavo spesso a casa sua, no? A trovarlo. La casa del Greco era frequentata anche da molte persone. E ovviamente non posso escludere che fra queste persone potesse esserci anche il Leggio, che allora per me era un illustre sconosciuto. Era uno sconosciuto, non posso dirlo d'averlo conosciuto in quell'occasione. È vero, sì, anche vero. Perché questo è importante. Non devo non far niente, da quello che stiamo posso dire soltanto che in quella occasione non mi venne presentato come uomo d'onore. Non mi venne presentato come uomo d'onore. Chiedo scusa, Presidente.
dice almeno non ricordo che questa circostanza. Se il Liggio afferma il contrario, ecco, allora farò, cercherò di fare mente locale, ecco. Certo. Sì, sì, no, no. Oh. Se non mi fai finire. Chiedo scusa, Presidente, chiedo scusa. Temevo che avesse già completato il. Non ho finito. Voglio, però prima di completare questo discorso voglio chiedere una cosa. Ma neppure in altre circostanze il le fu mai presentato come uomo d'onore? Che io ricordi no. Neppure in altre circostanze che io ricordi. Mi è stato presentato come uomo d'onore. Se l'imputato ricorda ed espone circostanze precise, io cercherò di scavare nel mio ricordo. Ecco, ma voglio dire questo. Leggio però qua stamattina a me, ha fatto queste, diciamo così, ha detto queste circostanze precise, cioè dell'andata, e ha detto quella anche di quella specie di spuntino che si è fatto sul fondo costa tenuto da Nicola Greco, va bene, di pesce e carciofi arrostiti, e dice anche un'altra circostanza, però non lo stesso giorno, in un giorno successivo, in un'epoca successiva, di un pozzo che veniva scavato per renderlo più profondo. C'erano anche degli operai in quell'occasione, lei è andato proprio con Cicchitello, mentre nella prima di queste due occasioni sarebbe andato con un parente di Cicchitello. Nella seconda è andato proprio col Cicchitello ed aveva un Opel colore verde pisello. Se la ricorda sta macchina? No, non mi ricordo di aver avuto una macchina verde pisello. Io non ricordo di aver avuto una macchina verde pisello. Per quanto riguarda la mangiata, erano frequenti le mangiate. Anche sul fondo di Nicola Costa? Anche su, tante volte. Il fatto dei carciofi, ne ho mangiati tanti in vita mia che non ricordo più quanto ne ho mangiati. E se ci sono stati, io non metto in dubbio che Luciano Leggio avesse dei rapporti, anche perché sarebbe contraddittorio con quanto dichiarato. Lui aveva dei rapporti con Salvatore Greco. Quindi, dunque, per quanto riguarda le mangiate di carciofi, io posso affermare che ne ho fatte tante sul fondo di Nicola Greco. E non escludo che ci potesse essere anche Luciano Leggio in quelle occasioni. Ma lei ricorda l'episodio dello scavo del pozzo insieme al Cicchitello? No, non ricordo. Non ricordo. Sarà possibile, ma non ricordo. La circostanza dello scavo del pozzo nella quale io sarei andato insieme al Cicchitello. Quindi lei la conoscenza dice che sarebbe conoscenza soltanto se qualcuno gliel'avesse presentato come uomo d'onore. Cioè, in altri termini, se uno non viene presentato come uomo d'onore, voi non lo conoscete per niente, insomma. No. No, io dico che forse io ricorderei qualche cosa di più. Se lui dice che è stato presentato a me come uomo d'onore, io potrei ricordare qualche, potrei giungere, sono tanti anni,
E non stiamo parlando dell'altro ieri, stiamo parlando. Sì, sono d'accordo. Perché la leggenda Ligio, o il mito Ligio, o il vero Ligio, è nato negli anni 69-70. In quell'epoca nessuno sapeva chi era Ligio. Quindi lei vuol dire che, non essendo considerato, non essendo comunque conosciuto da lei, a quel tempo non ha fatto attenzione e quindi non ha ricordi precisi? Non ho ricordi precisi. Non esclude che possa essere stato non esclude. Così? È possibile, è possibile. Dunque, ripeto, non escludo di avere potuto essere stato insieme a Ligio. Ma non ricordo che mi sia stato presentato mai come uomo d'onore. La circostanza potrebbe essere la circostanza della presentazione, ove vi fossero altri particolari, potrebbe anche consentirmi di scavare nei miei ricordi. Lui vuole dire questo, che è importante, che il mito Ligio nacque nel 69, per cui lui, riandando nel tempo, dunque, la memoria ai tempi precedenti, il mito Ligio, non è in grado. Il mito Ligio, gli rimanevano impresse le circostanze. Eh? Il mito Ligio, il mito Ligio. O la leggenda, vabbè, la insomma, leggenda. Se vuole uno, mi pare che sia la stessa cosa, no? Vuole che metta tutte e due le parole? Dunque, vabbè, il mito o la leggenda Ligio, tanto facciamo contenti anche gli avvocati. Eh? Beh, oramai cominciano a essere sinonimi ora nella lingua italiana. Non andiamo ad andare all'origine semantica proprio delle parole. Dunque, come ha scritto Cancellieri? Ligio, sono sorti nel 1969-70. Ma prima, lui non era conosciuto. Ha detto, vabbè, su questa parte qua. Allora lei dice che la partecipazione, cioè il mandato di Ligio a decidere il dottore Terranova, sarebbe, lei l'avrebbe appreso da Inzerillo, se non mi sbaglio, no? Sì. Solo da lui? Da altre persone, no? No, io non ricordo di averlo sentito da altre persone. Di Cristina, no, per caso. Ma io non lo vedevo di Cristina. Non è che l'ha saputo da Di Cristina, soltanto no, da Inzerillo. Io ero in carcere, quando sono uscito Di Cristina era già morto. Sì. Dunque, io ho saputo da Inzerillo che l'omicidio del dottor Terranova sarebbe stato, cioè è stato, dice, no? Se non mettiamo al coso come dice lui, è stato eseguito su un mandato del Legio. Punto. Non l'ho saputo da altre persone, da nessun'altra persona. Aspetta, ora vediamo.
Io non ho visto di Cristina. Perché al tempo preciso, in epoca successiva alla morte del giudice Terranova, che lei l'ha saputo? No, io non ho visto di Cristina in epoca successiva, perché io l'ho visto prima di Cristina. Allora precisiamo, non ho potuto apprendere da Cristina, questo va bene? Quindi io non ho visto di Cristina. Dopo la morte del dottore Terranova. Perché lei si trovava in carcere? Io mi trovavo in carcere. Che io mi trovavo in carcere. E Di Cristina è stato ucciso durante la mia detenzione. Nel maggio 78, 30 maggio 78. Vabbè, noi le date le abbiamo queste, lui poi se ne andrà. No, dopo che lo interroghiamo, facciamo tutte le domande. Io ho saputo da Inzerillo che l'omicidio del dottore Terranova è stato eseguito su mandato del legio. Non l'ho saputo da nessun'altra persona. Io non ho visto Di Cristina dopo la morte del dottore Terranova perché mi trovavo in carcere. E Di Cristina è stato ucciso durante la mia detenzione. Quindi dal Di Cristina non ho potuto apprendere nulla in proposito. E ora vediamo, aspetti un momentino, tenga presente che adesso poi. Ora voglio sapere questo, ma lei con Inzerillo era molto amico? Sì. E si frequentava spesso? Sì. Con Inzerillo ero molto amico. E mi frequentavo spesso. E in che occasione gliel'ha detto che era stato legge a mandarlo? Non ricordo. Non ricordo. È stato nel periodo da luglio a ottobre, novembre del 1980, ma non ricordo la data. Dunque, questa confidenza mi è stata fatta nel periodo da luglio all'ottobre del 1980, ma non ricordo la data. Volte ne avete parlato? No. Con Inzerillo? No. Ero molto amico. Parlò e passò, non se ne discusse più. Sì. Se mi fate scrivere quello che ha detto, sa che poi sfuggono, eh? Adesso poi se la tenga, perché lei ne deve sentire, ne deve ricordare una, io devo ricordare tutto. Lui ha detto che non lo ricorda. Le circostanze non le ricorda. Non le ricorda, non ricorda neppure la data. Deve averla un certo arco di tempo. Sì. Come noi abbiamo verbalizzato soltanto il periodo di tempo e non le circostanze. Ma se lei non mi fa. Appunto, perciò dico mi faccia completare. Perché dunque, non ricordo la data. Messo la data. Ma questo dato. Il periodo di tempo, da luglio a cosa, ma non ricordo la data. Ricordo la data, sì. Oh, né ricordo le circostanze in cui me lo ha detto. Inzerillo mi ha detto ciò una sola volta e poi non ne abbiamo più parlato. Esatto. Va bene? Sì. Dove avvenne? Qui a Palermo? Qui a Palermo. Oh. La confidenza da parte dell'Inzerillo mi è stata fatta qui a Palermo.
per l'occasione si parlò di altre cose oltre che dell'argomento, di questo argomento che a quanto pare si è risolto in poche battute, secondo quello che lei dice. Si è risolto in poche battute, lei non ha chiesto ma come, com'è avvenuto questo fatto, che cosa sai al riguardo tu? Se sui motivi, ecco, verrebbe a dire qualcosa, inserirlo, sul perché. Cioè lei apprende una cosa di questo genere, sì, che naturalmente, essendo nuova per lei, No, non era nuova, perché l'avevo letto nel giornale che non era nuova. Cioè che fosse era stato... Era in un inserto di conversazione, di lamentele, perché la commissione agiva, ma io già ho ripetuto tante volte, prendete gli interrogatori di quest'aula, il perché si parlò di questa cosa, che c'erano degli elementi della commissione stessa che venivano esclusi nella decisione più grave. Una di queste era il giudice Terranova. Contesto di tutto questo discorso, di questi dialoghi che svolgevate, che si svolgevano tra voi, lei ha appreso questa cosa? Sì. Quindi è circostanziata la confidenza che le fece? La precisi lei se è circostanziata o no? Sì, la devo dire io, ma io già ho ripetutamente... Comunque voi parlavate di gente che veniva esclusa dalla commissione. Dalla commissione nelle decisioni più gravi. Più grave. Non si parlava solo di questo, c'erano altri delitti. Oh. Dunque, il discorso con l'Inzerillo... riguardò anche altri delitti. E tra di noi, con l'Inzerillo, ci si lamentava, mi dica se per caso non detto bene. Ah. Io non avevo diritto di lamentarmi perché io non facevo parte della commissione. Ecco. Allora l'Inzerillo si lamentava, ecco, e perciò dico, se per caso alle volte sbaglio nel dettaglio, mi corregga. L'Inzerillo si lamentava che alcuni membri della commissione venivano esclusi dalle decisioni più gravi. Quindi praticamente le fece capire, o glielo disse apertamente, che era stata la commissione a volere la morte di Terranova, del dottor Terranova, oppure che è stato Leggio. No, Leggio no. La commissione ha aderito a una richiesta di Leggio tramite Salvatore Riina, che fa parte della commissione, il grande delfino. Allora, Inzerillo mi disse che la morte di Terranova era dovuta a una decisione della commissione presa su richieste di Leggio tramite Salvatore Riina, che faceva parte lui stesso della commissione. Esatto. Quando fece le dichiarazioni era al corrente di eventuali rivelazioni fatte ad organi inquirenti, a magistrati eventualmente, circa la uccisione del magistrato Terranova e del maresciallo Mancuso ad opera di altre persone? Cioè sapeva se c'erano state altre nel passato più o meno... Io non sapevo, però durante il corso dell'istruttoria, dell'interrogatorio del giudice istruttore, io credo che in un'epoca molto diversa di quando io ho fatto le mie dichiarazioni, ho saputo che ci sono state delle confessioni da parte di un tale Di Cristina. Lo ha prese durante l'interrogatorio? Lo ha prese durante l'interrogatorio, quindi, ma dopo le mie conclusioni. Quindi dal giudice? Dal giudice. Che la stava interrogando? Dunque, durante... Non era al corrente. Dice che non era al corrente.
durante il mio interrogatorio davanti al giudice io addirittura dissi che il Di Cristina era morto perché ritenuto confidente dei carabinieri. Dopo tempo, giorni o qualche mese, il giudice istruttore Falcone mi mostrò una lettera confidenziale dove il Di Cristina effettivamente aveva reso delle dichiarazioni. Ha scritto che cosa? Il giudice Falcone: io seppi, dopo le mie rivelazioni, che anche Di Cristina aveva rivelato che l'uccisione del dottor Terranova era da attribuire al Leggio Luciano. Anzi, il dottor Terranova mi fece vedere una lettera. Cioè, Falcone. Falcone. Il dottore Falcone mi fece vedere una lettera scrittagli proprio da Di Cristina, vero? No. Credo che fosse un rapporto dei carabinieri. Il documento da cui risultava che Di Cristina aveva detto queste cose. Il rapporto del 21/6. Il rapporto del 21/6, del 21 giugno del 78. Ah, voglio sapere una cosa, poco fa lui, durante, dice le mie cose, che cosa ha saputo durante il suo interrogatorio? Mi ha letto un documento dattilografato che era un rapporto, credo, dei carabinieri. Ha letto un rapporto dattilografato. Allora, il dottore Falcone. E poi cancellate questo. Durante il mio interrogatorio ha letto un rapporto dattilografato in cui si parlava che Di Cristina aveva confessato. Parlava del dottore Terranova, ma non ricordo più. A conferma del fatto che Di Cristina avesse fatto queste rivelazioni. Il dottore Falcone le mostrò questo documento a conferma del fatto. Mi mostrò, fece vedere un rapporto dei carabinieri a conferma del fatto che il Di Cristina aveva confermato la responsabilità del Ligio in ordine all'uccisione del dottor Terranova. Senta, mi faccia finire, puoi fare tutte le domande che volete, non possiamo. Cosa? Era una precisazione, se mi consente, su questo punto, perché se non ricordo male, se non ho sentito male, perché purtroppo il microfono in quel momento forse si era un po' allontanato. Mi pare che il signor Buscetta abbia anche detto che allora quando aveva parlato con Inzerillo queste notizie, diciamo, le aveva un po' apprese dal giornale, se ho sentito bene. Ho fatto riferimento al giornale. No, ha detto che lui sapeva della morte del dottor Terranova attraverso il giornale. Sì. Ecco. Questo qua, se, Presidente, prima di andare oltre, altrimenti poteva sfuggire, se volessimo farlo. A richiesta della difesa dell'imputato. Sì, a richiesta della difesa dell'imputato si fa constare che il teste riferisce che della morte del dottor Terranova lui aveva appreso dai giornali
prima della confidenza fattagli dall'inserillo. Va bene, avvocato? Quindi tutto ruota. Vediamo, pubblico ministero, lei ha qualche domanda per caso da fare? Sì, presidente. A proposito della composizione della commissione, per riferire l'uscita alla fase istruttoria, che nel 78, riferisco appunto leggo testualmente, nel 78 componenti nell'ambito della commissione c'era uno schieramento di Ligiani, Rina Provenzano, Pippo Calò, Salvatore Scaglione, Francesco Madonia, Nene Gerace, un gruppo composto da Bontade, Inserillo, Gigino Pizzuto, fieramente avverso ai primi, un terzo gruppo composto da Antonio Salomone, in sua sostituzione Bernardo Brusca, credo capire, Rosario Riccobono, Michele Creo, che non erano esplicitamente avversari di Montate Inserillo, ma che in ogni caso erano contrari a Gaetano Badalamenti. Le conferma questa circostanza? Sì. Debba dichiararlo già al giudice istruttore. Sì, va bene, questa sì. Allora, conferma allora quanto già dichiarato in ordine alla composizione e allo schieramento della commissione nell'anno 1978. PM, confermo quanto già dichiarato a proposito della composizione della commissione. Negli anni 78-79 mi pare. Negli anni 78-69. 78 e 79. 7-8 allora. In particolare per quanto riguarda lo schieramento di forze all'interno della stessa. E particolarmente in ordine allo schieramento di forze in ordine e in seno alla commissione stessa. Se conferma ancora quanto ha avuto più di una volta modo di dichiarare, cioè che alla commissione talvolta si alternavano Rina Provenzano, talvolta entrambi, magari contro quelle che erano le regole fondamentali fino a quel momento di Cosa Nostra. Perfetto. Vabbè, ma quello quando ha confermato tutto, conferma anche questo. Presidente, sono migliaia, 200-300-400 pagine, vogliamo mettere a fuoco, non si dispiace. Dal punto di vista dell'accusa ha interesse a rimarcare certe circostanze. Non si dispiace, presidente, perché se no assolutamente. Poi ci perdere, in modo da avere così. Cioè allora. Sì. Che nell'ambito della commissione Rina e Provenzano appunto erano un po' la longa manus del leggio e talvolta erano entrambi presenti nonostante che le vecchie regole di Cosa Nostra non lo consentissero, ecco, talvolta, e che sarebbe stato legittimato, mi pare, se mi ricordo, solo Rina uno talvolta, però erano entrambi che sedevano e questo sì. In virtù del predominio che aveva assunto la corrente dei corleonesi, ecco, vogliamo dire, non ci dispiace. Confermo. La lettura delle parti che adesso vengono confermate. In verbale diamo atto di questo. Va bene, dopo va bene. Lo diamo atto. Con la indicazione anche dei nomi, composizione articolata con nomi e tutto. Certo. Si dà atto che il pubblico ministero, prima di fare la domanda, ha letto le dichiarazioni di Buscetta facendo anche i nomi dei componenti della commissione. Dunque lei conferma allora che della commissione devono fare parte uno solo dei e invece Ligiani. A volte ne facevano parte tutte e due, cioè Bagarella e Rino. No. E Provenzano. E se è vero che questo gli veniva riferito come un segno, un indizio. Vabbè, ma senti, se mi fate scrivere una cosa una volta, perché sì. Sennò poi. Certo. Dunque, a domanda del PM, confermo altresì che nella commissione avrebbe dovuto fare parte soltanto uno solo,
dei ligiani, chiamiamoli così, va bene? Eh? Come li ha chiamati lei questi? Rino e Provenzano, come li chiama lei? Erano corleonesi. Dei corleonesi, ecco. Dei corleonesi. Però molto spesso oppure talvolta, ecco, per mettere le parole precise, perché qua talvolta presenziavano tanto il Riina quanto il Provenzano, il che era contro le regole, era contro le regole. E questo lei da chi l'ha saputo? Sempre da inserirlo? Da inserirlo, da Bontate. Appunto, queste circostanze io le ho apprese sia dall'inserirlo che dal Bontate. Presidente, se l'ha appreso anche da Badalamenti e da Salomone. L'ha appreso anche da Badalamenti e Salomone? Da Badalamenti no, perché non faceva più parte della commissione, ma da Salomone sì. Sì, l'ho appreso anche dal Salomone. Ma non dal Badalamenti, perché lo stesso all'epoca non faceva più parte della commissione. Andiamo. Sì. Se e da chi, quando ha saputo dell'esistenza di se ha saputo qualche occasione e da chi di rapporti tra il Leggio e alcune forze delinquenziali, alcune organizzazioni delinquenziali della Campania, e in particolare se, ma l'ha già dichiarato, appunto i Nuvoletta amministrassero attraverso altre terze persone prestanome dei fondi del Leggio in Campania. Dunque, ho sentito la domanda, cioè vuole sapere se questo Leggio fosse collegato con alcune famiglie, come le chiamate voi, della Campania, e se i fratelli Nuvoletta amministrassero qualche tenuta o fondo o quello che è. Mi fu detto dal Badalamenti, che il Leggio aveva un feudo in Campania che era gestito dai fratelli Nuvoletta. Domanda del PM sempre. Mi è stato detto dal Badalamenti che il Leggio in Campania aveva un feudo che veniva amministrato e curato dai fratelli Nuvoletta. Nuvoletta. Questo era successo dopo che si erano aggregati i fratelli Nuvoletta alla mafia di Palermo. In epoca antecedente avevano già rapporti con Leggio. Dunque, sì, ciò avvenne ancor prima che i Nuvoletta si aggregassero alla mafia di Palermo. È da supporre che ci fossero dei rapporti più stretti con Leggio per questa, credo di sì, questa amministrazione. Supporre per vedere. Ma vediamo noi come si chiama. Lui non deve scrivere giudizi, deve scrivere fatti. No, per questo è un presupposto per chiedere fare altre domande. Cioè, lei costano praticamente delle circostanze particolari. Oltre a questo fatto che avesse una tenuta in Campania, Leggio, amministrata dai Nuvoletta, sa soltanto questo per quanto riguarda il rapporto che legava Leggio ai Nicoletta, o altre circostanze? No, so solo non questo, non sa. Non ci sono. Dica una cosa, ma le costa lei, insomma, oppure attraverso... Sì, signora, prima che piano. La domanda risponde.
rapporti. Io, per quanto riguarda i rapporti tra legge e nuvoletta, so soltanto questo. E non altro. Però una domanda di precisazione gliela voglio fare io, scusi. Voglio dire questo. Lei tutto ciò ha detto che l'ha preso da Badalamenti, va bene? Personalmente ha saputo mai nulla? No. No. Come ripeto, tutto ciò l'ho saputo dal Badalamenti. Personalmente non ho saputo nulla. Mai nulla. Quando uno dice una cosa, cioè, chiedo scusa Presidente, siamo limitati nella nostra vita, può durare quando tu scassa l'aria 80 anni, e il mai lo deve riferire all'eternità, lei non lo deve riferire alla vita umana, per piacere. E mai, per la verità. Cioè, quindi non si travisa il significato delle parole se non detto mai, va bene, se non l'ho visto, non ho saputo. Basta, il non avere saputo significa che non l'ha mai saputo. Non c'è stato né un principio né una fine. Quindi è il mai, è l'inizio. Presidente, chiedo scusa. Prego. Le dispiace far rileggere quanto ha verbalizzato sul punto? Perché è con una cortesia che le chiedo. Sì, va bene. Lei... Sia proprio dai nuvoletta in poi, ecco, questo discorso. Sì, non brevemente, non le dispiace, perché non... Se vuole il sì, vorrei di non risentire soltanto, sì. Presidente. Mi è stato detto dal Badalamenti che il Leggio in Campania aveva un feudo amministrato dai fratelli Nuvoletta. La domanda risponde, ciò avvenne ancora prima che i Nuvoletta si aggregassero alla mafia di Palermo. Io, per quanto riguarda i rapporti tra Leggio e Nuvoletta, so soltanto questo e non altro. Come ripeto, tutto ciò l'ho saputo dal Badalamenti, personalmente non ho saputo nulla. Ecco, per in ordine all'argomento, ecco, che sia, ecco, in ordine a questo argomento. Com'è che lei fa questa affermazione? Ciò avvenne prima che i Nuvoletta si aggregassero alla mafia di Palermo. Io voglio sapere qual è l'aggancio, diciamo, l'elemento concreto della sua affermazione. E questo io voglio saperlo. Il Presidente, sì, è per questa ragione che io cercavo... anche di portare il testo, non già di influenzarlo, ma di portarlo su. Com'è che sa lei, diciamo così, per dire, prima che i Nuvoletta si aggregassero, c'è stata una data precisa, più o meno approssimativa, nella quale si sono poi aggregati, no? E ora lei com'è che sa questo? D'accordo, io non so quando finiranno queste aule giudiziarie, perché io già vengo da un processo e adesso ne vengo a fare un altro qua, che è molto bene spiegato questo. Io mi riferisco a Badalamenti perché Badalamenti fa parte della commissione dal 1972 o 71 in poi, è Badalamenti che sta a queste cose. Io non posso rifare nuovamente in quest'aula e oggi nuovamente il processo che ho già fatto, signor Presidente. Dunque, io questi fatti li ho appresi da Badalamenti e tutto quello che dico è appunto ciò che ho appreso. Badalamenti certamente sapeva questi fatti perché faceva parte della commissione dal 71 in poi. Comunque, signor Buscetta, aspetti, le... comunque lei non si deve arrabbiare, perché glielo spiego noi subito, dobbiamo, perché no, sono stanco, lei avrà fatto... Non ho arrabbiato, sì, sono stanco. Sì, lei è stanco, per una semplicissima ragione, noi non abbiamo i verbali che si riferiscono all'altro processo, né tampoco glieli possiamo chiedere, perché è un processo che a noi non riguarda, ecco, la domanda è per noi... E siccome riteniamo che sia in qualche modo, signor Presidente, forse ho esagerato nel tono, ma non volevo arrabbiarmi, sono stanco, nient'altro. Insomma, ecco il perché la domanda, purtroppo bisogna farlo, nemmeno noi siamo felici di fare questo. Credevo che alla signoria vostra fosse noto tutto quanto si è svolto
Ma anche se è noto in via, perché io, tanto per dire, posso sapere, ufficialmente deve trovare ingresso nel processo, perché la mia parola non vale niente se non è fatta, se non deriva da qualche cosa che è consacrato in processo, ha capito? Non perché sono io il presidente, che quello che dico io è legge, non è niente legge, va bene? Io devo rifarmi a tutto quello che c'è nel processo, sia nel fare le sentenze, sia per fare qualsiasi provvedimento. Ecco il perché. Dunque, sì, signor presidente. A proposito, e non sembri, non appaia peregrina la mia domanda o fuori di luogo, perché si aggancia ai fatti oggetto di questo dibattimento per la gente, in considerazione delle persone che avrebbero agito, in considerazione dei moventi che in parte avrebbero mosso la mano di coloro che hanno agito in un certo modo. Gradirei che il test ripetesse quello, dico ripetesse perché già so, qua, risulta a me quanto ha dichiarato in sede istruttoria dinanzi al giudice istruttore, quanto è la sua conoscenza in ordine all'omicidio Scaglione e ai moventi dell'omicidio del procuratore Pietro Scaglione. Ecco, la mia premessa, ecco, può sembrare un fatto di cui non dobbiamo occuparci, ma ecco, ritengo che siamo legittimati. Il pubblico ministero mi deve precisare qual è l'aggancio, perché certo, non volevo suscitare le ire della difesa. La difesa avrà già, conosce gli atti, già sa già cosa vuole il pubblico ministero, non volevo apparire come, ecco, il suggeritore. Ecco, c'è un aggancio qua agli atti che è importantissimo, è chiaro, perché sia per la persona che sappiamo sempre attraverso le parole del teste, se vuole, ecco, io credo che non abbia difficoltà, se si ammette la domanda in questi termini, ecco, io ripeto, per un senso di correttezza, non so, per evitare che appaia come un suggerimento, ecco, solo per questo, in ordine alle persone e ai motivi, almeno parte dei motivi che portarono a morte, che determinarono l'omicidio del procuratore Scaglione. Risulta in atti che ne fu informato anche con una certa dovizia di particolari il teste da una persona, ecco, voglio attenermi quanto più possibile sulle generali, proprio perché il teste certamente sono fatti importanti, li ricorderà, e lo prego, ecco. No, non credo che in questo momento non credo proprio abbia nulla. No, la difesa del sulla domanda del pubblico ministero. Per la domanda Noi insistiamo perché venga fatta la domanda già richiesta dal procuratore generale. Se la Corte lo ritiene, ho preciso i motivi dell'aggancio, certo, ecco, del fatto al processo attuale. Io non ho alcun problema, ecco, lo facevo solo per una questione di così, proprio di ritualità, ecco, magari un eccesso di scrupolo. Vabbè, ma ormai lui è a corrente delle cose. Certo, ma non vorrei che mi si dicesse, poi ha suggerito, come, ecco, implicitamente forse è stato detto poc'anzi, ecco, io sono disposto, ecco, se ammette la domanda oppure naturalmente sono costretto. Allora verbalizziamo tutto in modo che sia chiara la linea di condotta del pubblico ministero. Vabbè, signor presidente, e lo associate a questa domanda. Vabbè, facciamo nostra. Che vuole dire l'avvocato? Signor presidente, lei poi verbalizza tutto. Io vorrei dire questo: a me pare che la Corte abbia disposto l'acquisizione degli interrogatori resi in istruttoria dal Buscetta al giudice istruttore Falcone. Quindi queste circostanze che sono state confermate dall'imputato Buscetta nel corso dell'altro processo possono essere portate a conoscenza della Corte attraverso le letture che la Corte poi farà. Io non credo assolutamente che in questo momento, in questo processo nel quale vi occupate e dovete occuparvi soltanto dell'omicidio del giudice Cesare Terranova, possa avere ingresso una circostanza collaterale che ha indubbiamente le sue ragioni, e così come il pubblico ministero vi ha detto, ma che non forma oggetto della ragione per la quale oggi Buscetta è chiamato a deporre davanti a voi. Quindi io mi oppongo formalmente a questa domanda, anche allo scopo di evitare altre implicazioni che capisco, che comprendo, che posso prevenire, vista l'associazione che anche i difensori dell'imputato Liggio fanno a questa domanda. Sì, se premesso appunto che già risulta dagli atti acquisiti quanto ha dichiarato essere il testa a sua conoscenza in ordine all'omicidio di Pietro del procuratore Pietro Scaglione, ecco, se vuole illustrare alla Corte appunto, ecco, brevemente quanto ha già esposto in quella sede al giudice istruttore, circa in particolare in ordine ad alcuni dei motivi che decretarono la morte di
Pietro Scaglione. Dunque, il pubblico ministero chiede di sentire il test e Buscetta. Su quanto già da lui dichiarato, in ordine ai motivi che hanno determinato l'uccisione del magistrato Scaglione. Il pubblico ministero precisa che l'aggancio con quanto è oggetto di questo procedimento è proprio sul terreno dei motivi, tramite naturalmente la gente, che passano attraverso la gente naturalmente, mandante o esecutore che sia. Dunque, il pubblico ministero precisa... Motivi o moventi, insomma, ecco, parliamo in termini più tecnici, o moventi. Che l'aggancio con l'attuale processo è stato proprio... dai motivi e dagli agenti, a moventi e agenti insomma che agirono in quelle circostanze, ecco. E dagli agenti o perso, sì, responsabili insomma, ecco. O dai responsabili che hanno agito in quella circostanza, quell'evento, in occasione dell'omicidio, ecco. La difesa di parte civile si associa alla richiesta del pubblico ministero. La difesa degli imputati. Sì, però Presidente, noi riteniamo che comunque il riferimento del test non debba essere soltanto limitato al movente che avrebbe determinato, secondo la confidenza, l'omicidio Scaglione, ma debba essere completa, cioè il test ci deve dire questa confidenza, che cosa è il contenuto di questa confidenza completo. Perché evidentemente bisognerà controllarlo, e in questo senso noi la facciamo nostra questa richiesta, e anzi la sollecitiamo. La difesa dell'imputato si associa alla richiesta del PM, nel senso che siano precisati contenuto di tutta la confidenza che avrebbe ricevuto il test, e non soltanto per la parte relativa ai moventi, perché ritengo che abbiamo necessità di conoscere tutto il contenuto di questa confidenza per poter controllare se la confidenza è valida o meno. Dunque, tutti i contenuti della dichiarazione della confidenza ricevuta, cioè onde